Bruno Bertotti nasce giovanissimo a Mantova. Proprio alla vigilia di Natale del 1930, nel segno del Capricorno, non conosciamo l'ascendente. E suo padre è un capostazione. E guarda caso, proprio oggi è il suo onomastico, San Bruno, monaco tedesco del XII secolo, dagli amici chiamato anche Brunone. Poco si sa della carriera scolastica di Bruno, alle elementari, alle medie inferiori, ma sicuramente avrà messo in imbarazzo maestri e professori con insidiose domande sull'espansione dell'universo e altre cosette del genere. Un giorno, chissà poi perché, il capostazione lo porta a visitare una fornace durante la cottura di certe anfore di argilla. Il forno viene aperto 2 o 3 volte e le anfore appaiono sempre meno scure su un luminosissimo sfondo. E l'ultima volta le anfore sono addirittura scomparse, perché sono diventate assolutamente indistinguibili dallo sfondo quando ne raggiungono la temperatura. Rimane sbalordito il piccolo Bruno e incomincia a riflettere sul problema del corpo nero, sulla legge di Stefan Boltzmann e compagnia bella. L'ha raccontato proprio lui qualche anno fa, questo simpatico piccolo aneddoto, durante una conferenza al Collegio Nuovo. In seguito frequenta il liceo, naturalmente non lo scientifico ma il classico, e nel 1949 approda a Pavia come alunno di un collegio universitario, naturalmente non il Borromeo, bensì il Bisieri, e nel 53 si laurea non in fisica ma in matematica, naturalmente con la lode. In fisica si laurea l'anno successivo, naturalmente con un'altra lode. Tra il 53 e il 56 passa 2 semestri con una borsa di studio al Dublin Institute for Advanced Studies, dove si occupa di relatività generale sotto la guida del mitico Erwin Schrödinger, cosa che colpisce sempre tutti i fisici, specie quelli più giovani, quando vengono a saperla. Dal 56 al 58 è professore incaricato a Pavia e io, guarda caso, sono stato il primo a essere da lui chiamato alla lavagna a svolgere un esercizio. Era sul moto circolare uniforme e ricordo che, data la fama incipiente del docente, ero rimasto quasi deluso dalla pochezza di quell'esercizio. Dal 59 al 61 è scholar presso l'Institute for Advanced Studies di Princeton e senior scientist al Plasma Physics Laboratory. Dal 61 al 67 è direttore di ricerca presso il laboratorio gasializzati di Frascati. Dal 65 al 66 è ospite al Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics dell'Università di Cambridge. Raggiunge i fasti della cattedra nel 67 e viene chiamato Messina. Nel 71 torna finalmente alla nostra e sua università, dove tiene i corsi prima di meccanica quantistica e poi di astrofisica, fino al 31 ottobre 2003, quando viene posto in quiescenza, anche se tanto quieto e non solo intellettualmente non lo è nemmeno adesso. Nel 72 è ospite del Department of Astrophysics dell'Università di Oxford. Nell'80-81 è in congedo presso il Joint Institute of Laboratory Astrophysics dell'Università di Boulder. È stato principal investigator della missione spaziale Ulysses e membro del Radio Shine Team della missione Cassini, che ha misurato con estrema precisione la deviazione gravitazionale di onde radio, come previsto dalla relatività generale. Eppure
gli ho sentito dire a una sbalordita giornalista che la fisica tiene più alle smentite che alle conferme. Naturalmente condivido. Il 19 maggio 2006 tiene la sua ultima lezione da professore a contratto e sempre nel 2006 viene nominato professore emerito. Nel 2007 medaglia d'oro ai benemeriti della scienza, della cultura e dell'arte attribuitegli dalla Presidenza della Repubblica. E basta, è tutto qui. Ma di cosa si è occupato in definitiva Bruno Bertotti? Alcuni lo chiamano ancora BB, naturalmente senza alcun riferimento alla quasi dimenticata Brigitte Bardot. Si è occupato di astrofisica, di cosmologia, di relatività generale, di fisica spaziale, di meccanica quantistica, del problema dei detriti spaziali, detti in gergo tecnico debris, di disarmo nucleare, di didattica delle scienze e qualcos'altro ancora. Insomma, la sua specialità è l'universo. Quasi dimenticavo, è stato anche un ottimo alpinista e un discreto sciatore. La sua curiosità è naturalmente insaziabile. Dai batteri che vivono presso soffioni voraciferi sui fondi oceanici al possibile spostamento dell'asse terrestre dovuto allo tsunami di Santo Stefano, al rinnovamento dei missili intercontinentali dotati ovviamente di un'elettronica obsoleta. Credo che qualche volta mi sopravvaluti quando mi pone certe domande terrificanti a cui penso che io sappia rispondere. In ogni campo ho lasciato il segno, anche perché di tutto si è occupato profondamente. Tanto per dire, il disarmo potrebbe sembrare un hobby, ma lui ha partecipato a diverse Parkwash Conference portando apprezzabili contributi personali. È internazionalmente conosciuto anche per la metrica di Bertotti-Robinson, una particolare soluzione delle equazioni di Einstein, e per le misure straordinariamente precise effettuate dalla missione spaziale Cassini, di cui Bruno è stato principal investigator, di cui già si è detto. Che tutto sia cominciato con la scomparsa delle anfore nella fornace, non si può parlare di personaggi come Bruno Bertotti senza citare alcuni aneddoti che ne caratterizzano la personalità e la statura. Eccone alcuni. Parecchi anni fa, rimasto chiuso in ascensore, Bruno si mette in serafica attesa della non facile liberazione e chiede all'agitata segretaria che attraverso una fessura gli passi dentro la corrispondenza, tanto per impiegare il tempo. A una scuola di Ravenna dice un suo giovane laureando: vieni che ti presento un amico. Ma l'amico è niente meno che il mitico e già molto vecchio professor Dirac, che tra l'altro così si presenta allo sbalordito laureando: yes, I am still alive. Che vuol dire sì, sono ancora vivo. A una conferenza popolare sul disarmo nucleare che abbiamo tenuto insieme a Cremona, si alza uno e chiede: mi vorrei sapere come fanno i sommergibili atomici a parlarsi in tra di loro quanti è sott'acqua. E Bruno gli spiega in italiano con tutta calma che non possono parlarsi perché il coefficiente di assorbimento delle onde elettromagnetiche in acqua è inversamente proporzionale alla radice quadrata della frequenza. Ma d'altra parte la potenza irraggiata è proporzionale alla quarta potenza della frequenza e via discorrendo. Ma non mi è parso molto convinto. Non sarà un aneddoto, ma nella segreteria del nostro dipartimento c'è una foto
che ritrae un piccolo Bertotti sotto la pancia di un enorme bombardiere B-52. Quelli che portano due bombe nucleari da 50 megaton ciascuna. La foto è del 2000, quando Bruno era in visita alla US Air Force Academy. Un altro aneddoto. Un giorno Carlo Rubbia chiede a Bruno un parere. Invece di costruire interferometri lunghi chilometri come Virgo e Laico per rilevare le onde gravitazionali, non si potrebbero usare fibre ottiche fatte su a matassa? Prende tempo per rispondergli Bruno, vista anche la personalità del richiedente, e dopo qualche giorno lo convince che non si può. E convincere Rubbia che una sua idea non è buona non è mai stato troppo semplice. Un altro aneddoto ancora internazionalmente noto. Nel 1978 Bruno fa una scommessa con Kip Thorne, un importante e noto astrofisico americano. Scommette una cena, con tanto di impegno scritto, che nessuna onda gravitazionale sarebbe stata rivelata entro la mezzanotte del 5 maggio 1988. Vince Bruno e la scommessa acquista una sua celebrità, tanto da essere citata persino su qualche libro. Non so se usa ancora, ma una volta nel nostro collegio c'era la simpatica abitudine della spiega, cioè del quasi diritto di ogni studente di avere spiegazioni scolastiche dei più anziani. Io ho fatto man bassa di questa istituzione e ho continuato a farlo anche da grande e fuori dal collegio, e spesso l'ho fatto anche con Bruno, che in collegio non avevo incontrato. È così che ho appreso una raffinata definizione di sistema inerziale, che l'entropia dell'universo aumenta ma si allontana sempre di più dal valore massimo possibile a causa dell'espansione, che il Sole non ci invia solo energia ma anche negantropia, perché l'assorbimento di un fotone costringe la Terra a emetterne 20, e tante altre cosette del genere. Durante queste spiegazioni ho sempre ammirato in Bruno certe qualità che tutti i fisici vorrebbero avere e che solo quelli grandi possiedono. La fulminea stima degli ordini di grandezza, l'uso sapiente di principi generali per risolvere problemi anche particolari, la disinvolta matematizzazione, l'uso dei tensori come fossero bruscolini o radici quadrate, l'innata capacità di capire ciò che è importante, cruciale, come dice sempre lui, e ciò che non lo è. Tra l'altro mi stupisce sempre un poco l'uso del sistema CGS. Lui esprime le masse delle galassie in grammi, le loro dimensioni in centimetri e l'età dell'universo in secondi, alla moda degli astrofisici. Alcune sue affermazioni, che qualche volta ripeto in giro per fare bella figura, non le ho ancora capite adesso. Per esempio, il mondo è sinusoidale. In dipartimento si dice che Bruno non sia ancora del tutto convinto della validità della relatività generale, anche se lui stesso l'ha brillantemente confermato, e che sia portato a dubitare dell'esistenza di un fenomeno fisico finché non è provvisto di una convincente spiegazione teorica. E su quest'ultimo punto mi spiace tanto, non sono del tutto d'accordo con lui. Vorrei infine ringraziarlo per avermi insegnato parecchia fisica, dal moto circolare uniforme alle onde gravitazionali. Mi sento persino un poco importante anch'io, per aver avuto, prima come docente e poi come collega, un fisico di fama internazionale come lui, che ha persino lavorato con Schrödinger. Naturalmente sarò felice di firmare autografi a chiunque me ne chiedesse. Vorrei infine proiettare una sola immagine, quella di un piccolo Bruno Bertotti sotto la pancia di quell'enorme B-52 di cui si diceva.